Sì, un pareggio giusto, anche se comunque abbiamo lottato tutto il secondo tempo per riuscire sia a pareggiarla che magari anche a vincerla. E il primo tempo, dopo il primo gol subito, siamo andati un po' in confusione, non siamo riusciti a tirare fuori le nostre potenzialità, li abbiamo un po' subiti, siamo rientrati negli spogliatoi, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto che bisognava avere una reazione da grande gruppo e ce l'abbiamo avuto. Un altro pareggio, è mancato l'appuntamento con la vittoria in casa, però classifica che si muove, Pisa che comunque qualche passettino avanti lo fa. Sì, l'importante era, ecco, fare pareggiarla e siamo riusciti a farlo. Comunque è un punto contro una squadra che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo sotto l'aspetto fisico. Dopo siamo venuti fuori e siamo contenti di aver fatto, di essere riusciti a tirare un punto importante per noi. Certo, noi guardiamo il nostro obiettivo, la nostra strada e andiamo avanti per questa strada. Poi ogni avversario cerca di fare punti sia per salvarsi sia per stare in alto. E la classifica è tanto corta, però noi andremo là con le nostre idee per fare risultato. Sì, diciamo che il doppio colpo, soprattutto perché sono stati gol un po' casuali da parte loro, ci ha fatto rimanere un po' così, cioè non ce l'aspettavamo, quindi ci abbiamo messo un po' a riordinare le idee, ci è servito l'intervallo, abbiamo parlato un po' e nel secondo tempo siamo entrati con un altro spirito e penso che si sia visto, siamo stati bravi a fare subito gol e potevamo anche tentare il colpaccio, ma anche loro al suo tempo avevano una buona gamba e hanno ribattuto colpo su colpo. L'ho rivisto adesso, è stato un bel recupero con Maris, abbiamo lottato in mezzo al campo contro due di loro e sono riuscito a uscire dal contrasto e ho mandato Luca che ha crossato, poi ho visto questa palla che ha respinto la difesa che veniva verso di me e non ho pensato a niente, ho provato il tiro e per fortuna andava bene. Martedì Pisa va a Ascoli, Luca Mazzitelli non ci sarà, è arrivato il giallo e in diffida, quindi dovrai mordere il freno. Sì, purtroppo sono stato squalificato, ma sono sicuro dei miei compagni che andranno lì a fare una battaglia perché per noi è una partita importantissima e cerchiamo di andare a prenderci questi due punti che abbiamo perso e sarò il primo tifoso da casa.